Suona la sirena e tutti i bambini si precipitano fuori dalla scuola. Ma per fortuna è solo un'esercitazione che fa parte di Terex 2010. Ad Aulla, nel palazzo comunale, è stato allestito il COI, Centro Operativo Intercomunale, che ha coordinato gli interventi della Protezione Civile di Podenzana, Tresana e Vicianardi in occasione dell'esercitazione antisismica. Sentiamo Antonio Scarciglia, responsabile del COI di Aulla, e Mauro Marcelli della Protezione Civile. Che cos'è Terex 2010? È un'esercitazione di protezione civile a livello internazionale. Avremo degli osservatori che verranno sul posto per verificare la catena di comando, cioè nel momento in cui c'è un'emergenza, sia essa, nel caso specifico poi un'emergenza è un terremoto, capire bene che cosa si deve fare, chi lo deve fare e in quanto tempo viene fatto. E questa è una verifica che ci ha chiesto anche la comunità europea. Stiamo coordinando i quattro COC da questa sala che vedete, che è la postazione di comando. Noi facciamo riferimento alla SOPI provinciale e tutte le comunicazioni arriveranno in tempo reale via radio. Quindi gli scenari previsti in questo COM sono tutte le evacuazioni delle scuole. Quando arriverà la comunicazione dell'ora X noi faremo di conseguenza. E quindi ci saranno degli scenari di interventi sanitari in alcune frazioni, ci saranno possibili evacuazioni di UNRS a Podenzana e probabilmente ci sarà anche un intervento specialistico in galleria, nella galleria dismessa della ferrovia, con un intervento con diciamo un camioncino che può viaggiare su binari, è capace di rilevare tutto quello che può succedere in galleria in caso di evento sismico, da fuoriuscita di gas, tossici, di quant'altro, radiazione e quant'altro. È un esperimento abbastanza innovativo e al momento quindi siamo tutti pronti.